praticare il compostaggio domestico serve principalmente un'area verde. Tutti i giardini, dai grandi ai piccoli, sono idonei a questo genere di attività. Servirà poi una struttura, in questo caso una compostiera. Di seguito nel video vedremo quali tipi di compostiera esistono. È bene tenere a mente alcuni requisiti che consigliamo. La compostiera deve essere direttamente a contatto col suolo per due motivi. Il primo, perché gli organismi provenienti dalla terra aiutano il processo di compostaggio. E il secondo, perché l'umidità e l'acqua possono creare il percolato e in questo caso, essendo a contatto con la terra, il suolo riesce bene a drenarli. Maggiore il volume del cumulo, più efficace sarà il processo di compostaggio. L'ideale è avere un cumulo di 1 m³, in generale si tende a non superare mai 600 litri. È utile predisporre una copertura asportabile per poter regolare gli afflussi in eccesso di acqua piovana e nei mesi più caldi poter fare ombra. La compostiera inoltre non deve essere esposta in pieno sole ma neppure completamente all'ombra. Per fare compostaggio non è necessaria una compostiera, ma è sufficiente allestire un cumulo. Tuttavia a volte si sceglie la compostiera perché ha dimensioni ridotte, perché è di difficile accesso agli animali e in generale si riesce a monitorare meglio il processo di compostaggio. In ogni tipologia di compostiera si possono ritrovare vantaggi e svantaggi. Il cumulo è a costo zero ed è più facile intervenire con i rivoltamenti. Però completamente esposto alla visita di animali, non è possibile ripararlo da precipitazioni eccessive e tende ad asciugarsi troppo quando c'è il sole. La rete metallica, il costo è molto limitato. È un po' meglio del cumulo in termini di contenimento della superficie, però è carente sotto il profilo estetico e facilmente deformabile. La compostiera in legno è una tipologia molto adattabile al contesto. Eventuali rotture si possono riparare con una certa facilità. Il legno richiede di essere trattato e comunque ha una durata che generalmente non va oltre i 10 anni. La compostiera in plastica nasconde alla vista il cumulo e lo isola bene dall'esterno. È una tipologia adatta per evitare la presenza di roditori e altri animali di grossa taglia. Però è difficile da riparare in caso di rotture e al termine del ciclo di vita deve essere smaltita come rifiuto ingombrante. La compostiera in muratura è di lunghissima durata e rende facilmente praticabili i rivoltamenti. L'unico problema, abbastanza ovvio, si presenta nel caso la si voglia spostare o ampliare. La buca, infine, mantiene meglio un certo tasso di umidità nel periodo estivo. La gestione del materiale è difficile, è inoltre molto elevato il rischio di processi anaerobici. La falegnameria Cigno Verde realizza le sue compostiere in legno di paulownia e nei comuni che aderiscono al servizio di compost sharing vengono distribuite a prezzo agevolato oppure gratuitamente.